Sai che io sto così oggi. Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Romania's Got Talent, il programma che vi riscalderà in queste fresche sere d'inverno. Il migliore programma che potete trovare lunedì sera su Radio Icaro Rubicone, anche perché è l'unico. Buonasera, benvenuti da me che sono Dibla e dal buon Mirko Maluzzi. Buonasera al caro Dibla, buonasera a tutti i radio, video, tv e tutti gli ascoltatori youtubers. Così a caso, completamente. Gli instagrammer, i facebooker, non lo posso dire perché adesso delle parole. E ovviamente tutti gli ascoltatori, i visori di OnlyFans, del canale di Mirko, che si toglie le unghie dei piedi, tutti li a pagare. Coi denti, i soldoni forti. Buonasera a voi che vi siete collegati ora sui 90 FM di Radio Icaro Rubicone. Buonasera a voi che vi siete collegati sulla diretta Facebook. Ci state vedendo in diretta Facebook, appunto, quella della pagina di Radio Icaro Rubicone, tra poco condivisa anche su quella di Romania's Got Talent, la quale dovete mettere mi piace. Forse. Vi ricordo che potete commentare la puntata ovviamente sulla diretta Facebook, ma anche mandandosi un bel WhatsAppone al 392-664-0873. Se non ve lo ricordate, lo leggete qui in sovraimpressione, che il buon Samu, che ringraziamo e salutiamo, sta mandando in onda. Salutiamo anche, abbiamo salutato Samu, anche il nostro caro amico socio. Marco, Iepo, che a caso è influenzato. Ciao Marchino, ripigliati presto. Detto questo, che cos'è Romania's Got Talent? È una domanda che sono posti in tanti, ovviamente era la questione anche un dibattito. Supposti. Si sono supposti, dai, era un dibattito che era su tutti i TG nazionali primi tempi, poi dopo hanno arrestato uno che si chiama Matteo Messina Denaro, non si sa chi è, però adesso fa più notizia lui, va bene. Ma che cos'è Romania's Got Talent? Ve lo diciamo noi. Che cos'è Mirko Romania's Got Talent? Io ho 12 anni che, però in realtà bene noi non lo sappiamo. Vetrina artistica del territorio e non solo. Che parole forti, cosa, ragazzi. Vetrina artistica in allestimento, come sempre, perché esatto, non facciamo vedere i prezzi. Noi siamo dei pupazzi, infatti si vede così. Amico, che sei a casa, che è un duo, un trio, un quartetto, siete un'orchestra da 60 elementi, non ci state. Però se comunque siete almeno 3, 4, 5 anche, che vi facciamo stare un po' stretti così, ma con questo freddo è meglio stare stretti che stare larghi. Comunque se anche voi, o anche tu, che fai della patatina musica la tua migliore espressione d'arte, vieni nella nostra vetrina di allestimenti musicali. Contattaci come in che modo, Mirko? Come in che modo? Tramite le nostre pagine social www.facebook.com/Romania's Got Talent o ancora meglio /Radio Icaro Rubicone 90 FM per vedere anche un po' il resto del palinsesto delle nostre è stato bellissimo te che mi additavi. Mi sono accorto. Il resto del palinsesto della nostra radio, oppure se volete vederci in replica e state facendo zapping sul canale 18 del Digitale Terrestre su Icaro TV, oppure ancora meglio su YouTube, dove al canale Romania's Got Talent potete vedere un po' qualche centinaia di puntate e qualcosa puntate questi di qualche view, circa così. 12 anni e più di musica. E se anche tu hai una panetteria esatto, e ci segui da casa, no, ricordiamo, esatto, salutiamo anche gli amici di Icaro TV che si mandano in onda il sabato sera alle ore 22, il giovedì alle 20:30 e oggi ho piacevolmente scoperto che c'è una replica anche la domenica mattina al posto della mesa. Salutiamo, ne approfitto, le delizie Vaccheri di Bellaria che ci hanno visto, si fanno tanti complimenti. Lo sfilatino ce lo metto nel sacchetto. Detto questo, è ora di iniziare col programma, è ora di iniziare a scoprire chi sono i nostri ospiti di questa serata, quindi come diciamo sempre, stacchetto e poi musica, in questo giro video musicale. Romania's Got Talent. Thank you.
cambierà qualcosa, sì. Forse no, io resto qui e dire addio vuol dire no. Troppe cose che non so, e un salto nel vuoto non fa per me, che resto aggrappato a quello che non c'è. Mirko, chi saranno questi nel video? Se anche voi amici, amici da casa che vi siete collegati or ora sui 90 FM, quelli di Radio Rubicone, questa è Romagna's Got Talent, siamo in diretta. Perché non vivete tra i pinguini. Esatto, in diretta Facebook. Abbiamo appena scoperto che avevamo lasciato la porta aperta. Spalancate, perché è così però freddo in studio. Perché Global warming? Detto questo, siamo in diretta Facebook, potete commentare, scrivere, farci un saluto, potete farlo anche tramite WhatsApp al 392-664-0873, come è scritto qua sotto. Ma andiamo a presentare subito quelli che sono i nostri ospiti, perché Mirko stasera sono qui con noi. Ilu! Ciao ragazzi! Ciao a tutti! Ciao Paolo, ciao Sandro, ciao! Ciao, ciao Eri, ciao Franz, ciao ragazzi, bentrovati. Che bello, che bello, che bello rivederci, perché l'ultima volta ci siamo visti un annetto fa, ma tramite schermi, perché eravamo noi sempre qui in radio, ma voi eravate nella vostra sala prove, tutta una scusa per bere. La Luca Berna. Era più freddo. Era più freddo. Sì, era più freddo. È una battuta, bella, grande. Subito pratica così. I giorni della merla tutti oggi. Tutti. Abbiamo preso proprio anche un ghiacciaio qua dentro. Detto questo, un anno fa usciva Lo Specchio,
esattamente, proprio preciso. È giusto così. E oggi siamo qui a parlarne fisicamente, visto che siete anche strumento muniti, dopo ci farete sentire anche qualcosa. Quello che abbiamo appena visto è il video di Proxima Centauri, che è il brano che chiude il disco. Ma parliamo esattamente dell'inizio di questo disco, perché arriva dopo tanti anni rispetto all'ultimo che avete fatto. Quanto tempo c'è stato di gestazione di questo album? Ci abbiamo messo una decina d'anni, perché noi ci pensiamo bene, esatto, prima di fare... Le facciamo maturare le cose. Comunque sì, era il 2012, quindi... Anche perché, Mirko, se non sbaglio, i ragazzi erano venuti... sono stati tra i primi a venire da noi in trasmissione. Sì. Dicevo con loro all'inizio, quando sono arrivati, che siamo tutti un po' più sale e pepe adesso. Chi meno, ci siamo imbiancati, saranno i giorni della merla probabilmente. Esatto. Queste temperature li mantenete, secondo me è il problema di un tifone. Esatto. E 10 anni per scrivere questo nuovo album, Lo Specchio, che è un concept album, quindi c'è tutto un filo logico dietro ad ogni brano, dal primo per arrivare all'ultimo. Narra una storia, narra un viaggio, e parte proprio 20 anni fa, si chiama così. Tra l'altro sì, abbiamo recentemente un po' di gadget, perché devi sapere che i Lu da ultimamente sono diventati molto più un'industria. Abbiamo la social media manager. Più maturi. Salutiamo Mara. Santa donna, ti vuol bene. A proposito di saluti, entro a piedi pari per salutare Ilaria, che già ci commenta con tanti cuori sulla nostra diretta. Ilaria che è la protagonista, una delle due ragazze del video. Esatto, che avete appena visto, esatto. Anzi, probabilmente poi magari è un'altra. Adesso ringraziamo tutti, qui abbiamo un casino di persone da ringraziare. Comunque sì, i social, social media manager, i CD, il libro, le magliette. Guarda, Franza la maglietta, poi il modello, le mutande, ma non le facciamo vedere. È meglio di no, soprattutto perché è freddo, dopo fa brutta figura. Esatto. D'altronde è così. Disco, questo qui, come potete vedere, e questo è il libro, io faccio il promoter in questo caso, avete tutto quanto qui, 9 tracce che parlano un po' di voi alla fine. Parlano un po' di noi. E all'interno del libro diciamo che abbiamo voluto raccontare l'ambiente in cui i brani sono stati, non sono necessariamente un racconto che parla di quello che è contenuto all'interno del disco. Raccontano più l'ambiente in cui quel brano è stato scritto. Quindi ci teniamo a promuovere questo progetto perché è un po' più completo di quello che abbiamo fatto fino adesso. Siamo maturati anche in questo. Non volevo dire un'altra parola, ma non mi usciva, quindi dirò maturati. Ma maturati va benissimo, perché sembra così, e eleviamo anche il livello del programma a programma colto. Ma nel senso proprio di cultura esterna, di industria primaria. E quindi salutiamo anche tutte le barbabietole da zucchero che ci stanno seguendo questa sera. detto questo, visto che siete strumento uniti... Stavo cercando di suicidarmi, dico. Infatti lo so cosa stai facendo, Mirko, ti ho guardato un po' male, però... Va bene, diciamo, visto che siete strumento uniti, e visto che hai il libro in mano aperto, so che ci vuoi leggere qualcosa e poi... Vi lasciamo all'esibizione live per questa sera. Ah, ti facciamo anche un po' di... C'è un po' di... Da fuori sembrano tutti uguali, tutti più o meno immacolati. Solo quando il coraggio ha la necessità di farci un giro ti rendi conto che una volta dentro ognuno scricchiola a suo modo. I sedili non sono così comodi come li immaginavi e la ruggine li mangia da dentro. Meccanismi studiati perfettamente che al momento del bisogno non funzionano mai. Mai come dovrebbero o come avresti voluto. In fondo non mi importa più di tanto, guardo fuori dal finestrino e penso che sia solo un mezzo come un altro per arrivare dove voglio e mi perdo nel verde delle palme, nelle morbide curve delle risaie che corrono lentamente alla mia sinistra. Di tanto in tanto, da sotto il cappello stinto dal sole, incrocio qualche sguardo che prova a sorridere, nonostante la fatica, a dirmi che ci si può accettare anche appartenendo a storie diverse, ad esistenze che non si toccano quasi mai. Mi ricordano che in fondo siamo solo umani,
anche se io ho in mano una reflex e i soldi per regalarmi un'avventura, mentre loro stanno da una manciata, scusate, mi emoziona leggere le mie cose, mentre loro hanno solo una manciata di piante da seminare e i piedi a mollo da qualche generazione. Dormono quasi tutti sul furgone, o per meglio dire, su questo taxi collettivo. Siamo rimasti svegli solo io e l'autista, anzi, forse solo io. Penso a quanto sia fantastico essere qui dall'altra parte del mondo, estasiato davanti a posti mai visti e a vite mai incrociate prima, solo qualche ora dopo, come il ritorno da un viaggio mentale profondo e solitario, ci ride sopra nel realizzare che in fondo è solo il mondo ordinario, lento e ciclico, di qualcun altro. Mi ricordo che dentro di me ho scordato la luce accesa e la tele appesa ad un cappio. Al primo incrocio sono già in affanno, cado a terra, svengo e bestemmio. Mi filo al volo, chiedo al conducente, cerco aiuto, niente, già in quarta. Scusa, ma continuo a pensare che leccarmi le piaghe non sia il modo migliore per campare. Seguimi adesso se puoi, seguimi adesso mai più. Il taxi curva tirato dritto verso il precipizio, ho pensato a te e a tutto quello che avrei dovuto, che avrei voluto, e mi accorgo che non c'è tempo per cambiare idea. Meglio stare al passo sulla via. Tieni il tempo, tieniti lontano. No way out. Seguimi adesso se puoi, seguimi adesso mai più. Confessionale, credo sia meglio lasciare stare. C'è troppa fila confessionale, credo sia meglio lasciarsi andare. C'è troppa fila confessionale, ordinerò da bere e svenderò i miei peccati stesi ad asciugare a chi vorrà vivere un po'. Via. Tieni il tempo, tieniti lontano. No way out. Seguimi adesso se puoi, seguimi adesso. Applausone ai Lu live qua a Romagna's Got Talent, sempre in diretta su 90 FM, sempre in diretta a Facebook sulla pagina di Radio Icaro Rubicone. Se ci state guardando su Icaro TV, non siamo in diretta, però se volete potete scriverci comunque lo stesso, fatelo, perché i vostri messaggi comunque ci arrivano, meglio tardi che mai, come si suol dire. Se non l'avete ancora fatto, whatsappateci al 392-664-0873. Che brano ci avete fatto, ragazzi? Quale questo brano si portato live? No Way Out. No Way Out. Che la parte è l'unico centrale dell'album, tra l'altro, ed è esatto, il punto in cui il protagonista, diciamo così, o la parte del viaggio in cui si decide di cambiare tutto, di fare una scelta, di andare altrove, e si trovano altre situazioni, altre esperienze.
Siamo profondi stasera. Guarda, sono la fuga. Tra l'altro sono tutti comunque brani scritti in italiano, però ci sono due tracce dal titolo in inglese. Sì. Questo è per confondere me, perché sapete benissimo che io l'inglese male. Ma in realtà non sappiamo nemmeno cosa significhi, abbiamo mischiato. È per quello. È lui lo scrittore del... Io non c'ero neanche quel giorno, quindi figuratevi voi che cosa posso saperne. Fai come hai fatto la fine di Calcutta, che quando l'ultimo disco che ha fatto aveva mandato la bozza delle tracce del disco, poi l'aveva dovuto cambiare, poi alla fine invece è pubblicato così dalla sua casa discografica senza avvisarlo, quindi... Paracetamolo, Kiwi, tutti quelli. Dario Hubner era molto fare così. In realtà non era proprio il titolo definitivo delle canzoni, ma è andata così più o meno. Salutiamo Calcutta che ci segue sempre. Così, a caso assolutamente. Paracetamolo. Esatto. Che adesso è il suo periodo, diciamo. Quello del paracetamolo. Salutiamo il buon Marchino che ne sta prendendo 2 da 500. Torniamo a parlare con i ragazzi, perché di fianco all'album c'è questo libro. Il libro. Come è venuto fuori l'idea del libro? È in automatico mentre registravate, mentre pensavate alle canzoni? Abbiamo costruito insieme la cosa. Allora, i pezzi noi qualche idea ne avevamo già e avevamo cominciato a ragionarci su, ma ci siamo resi conto che tutti avevano un filo conduttore e da qua è nata l'idea del concept, e quindi abbiamo cominciato a lavorare e a fare in modo che uscissero per raccontare una storia, però non una storia continuativa, a tratti, insomma, i punti più importanti di un viaggio che parte da 20 anni fa, appunto, e finisce con Proxima, che è l'ultimo brano, che finisce proprio sulla spiaggia, tra l'altro, di Rimini, così taglio. E il libro, e su per ogni capitolo abbiamo scritto un piccolo racconto, sì. L'abbiamo scritto tutti insieme. Così proprio durante la pandemia qualcosa dovevamo fare. Ci sta, è giusto. Sia il disco che il libro, dove si possono trovare, chi fosse interessato, come potrebbe ricevere? Il libro è su Amazon, tra l'altro chi ha Prime al momento è 9,50 € in offerta, attenzione, perché la televendita. Aspetta, ma amica che sei a casa, amica che stai guardando Romania's Got Talent, si avvicina San Valentino, non sai che regalo fare al tuo compagno o alla tua compagna, comunque l'amore è libero per tutti, non sai bene cosa fare, ti piace la rock music, ti piacciono i brani nuovi, inediti, ti piace sentire la storia di 5 ragazzi che si sono conosciuti ubriacandosi fino a trovare l'amore con la musica e portando amore tramite la musica. Questo libro è fatto apposta per te, vai su Amazon. Bravissimo, no. Grande. Dovevamo, ti portiamo dietro tutte le sere. Esatto. Da lontano sembrano dei cuoricini, tra le altre cose, quindi suggerito da Andro, assieme a questo un chilo di rosole per fare ancora più bella figura. Oh, tra l'altro ci vogliamo rovinare, se comprate il libro su Amazon vi regaliamo un CD pagando, quindi esatto. Direi che non è detto che sia il CD loro, capito? Un CD? Noi regaliamo un CD uno a caso, poi, vuoto? Poi magari vuoto, masterizzato, capito? Casomai ragazzi, 3,50 € ve lo masterizzo io e vi autografiamo pure il libro, poi non so, è basta, allora. Ma la domanda è, 20 anni fa pensavate di arrivare a quello che avete fatto oggi? Pensate per voi, io. Te sapevi già di essere. Saresti stato qua tra. Te dove eri 20 anni fa? Però suonavi già. Noi sicuramente sappiamo che 20 anni fa è anche il titolo di un brano dell'album Specchio, e adesso ci andiamo a vedere appunto il video con un featuring di Jack the Trick, se non sbaglio. Esatto. Che è un ragazzo giovane che appena gli ho detto, oh, i boomer. Vabbè, faccio anch'io una canzone con loro. Ci serviva abbassare la media. 20 anni fa, Lu, qua, godetevi il video, buona visione, buon ascolto. We'll be right back.
quasi vent'anni fa, senza parole ma pieno di gravità. Sarai. Oh yes, Luca Armagnas Got Talent. È bello, è un piacere avere questi ragazzi qui ospiti, perché ci conosciamo da tempo. È bello vedere l'evoluzione loro soprattutto, ma anche nostra alla fine. Siamo cresciuti un po' tutti, ragazzi. Sì. E questo è il bello. E, si vede dal ciuffo di Dibla e anche dal mio. E anche dal tuo, esatto. Ma fin dove ti lavi la schiena? parliamo con i ragazzi. Con una strofinata sola ha fatto miracoli. Video numero 2 che abbiamo visto. E da notare una cosa, che i ragazzi giustamente registrano i video solamente in estate. Perché almeno si sta bene, può stare le maniche corte, non patiscono il freddo come stasera, che li abbiamo fatti e abbiamo messi alla prova nel gelo più totale. Cioè, ci sono da fare un po' di ringraziamenti, li lascio fare voi ovviamente. Ma chi è il regista dei vostri video? Chi è questa povera persona che si mente a fare notte? Perché è una povera anima di Claudio Sentini. Grande Claudio. Claudio, grazie, sì, veramente, per la pazienza. Videomaker, sceneggiatore. In realtà è un po' che non lo sentiamo da quando abbiamo fatto il video. Ha deciso di non chiamarci più. È perché non l'abbiamo pagato allora. Ma perché l'ultimo video che avete fatto è Proxima Centauri, quindi è ancora disperso nei boschi. Dove siete? Esatto. Piuttosto che tornare dove siete voi, io resto qui. Nell'occasione del primo video di Proxima Centauri, dove eravate? Dove avete registrato? Il video questo qua Proxima Centauri. Diciamo che era la zona, diciamo. Sono luoghi segreti.
non si possono dire. Ora dovremmo uccidere qualcuno. Il parco delle foreste casentinesi, insomma. Sì, lì. Era un po' troppo lontano. Devo portare tutti, però in zona. Io approfitto anche per questo video, dobbiamo ringraziare un po' di persone, assolutamente. Dovete. Tanto Claudio che avete ha fatto il libro. Esatto, ancora che ha fatto questo video e gli altri. Dobbiamo ringraziare Lara, sicuramente. Lara Balducci, che è la protagonista del video, Ilaria Bernardi, che è la sacerdotessa. Poi c'è tutta la setta, che eravamo un po' noi, un po' c'era Marco Pannunzio, il nostro altro fan da sempre, non da quando, da quando ci conosci? Da quando ho cominciato a lavorare con te, purtroppo. Ho dimenticato qualcuno? Jack, abbiamo ucciso col brano con lui, sì. Poi un altro brano sul disco, già che ci siamo, ringraziamo anche Eleonora Elettra. Che ne approfitto, Eleonora, ciao. Quando vuoi, le porte di Romania's Got Talent e anche del mio cuore sono aperte. A San Valentino. Con un'altra persona. Eleonora. No. La parte del cantato in francese, no? Ah, sì. La nostra amica Pagana che ha recitato un disco. Tutta una preghiera che alla fine è arrivata. A questo punto allora ringraziamo anche Marco Valentino. E Valentina, che hanno preso le parti su No Way Out e la parte finale. Un disco carico di partecipazione e registrato dove? Allora, le registrazioni sono state fatte ai Frantoio Studios di Rimini. Spero che la realizzazione è segretissima. Sì. Frantoio Studios. No, l'abbiamo registrato noi praticamente. Salutiamo i vicini di casa di Alessio che lo odiano tantissimo. Franza principalmente. Franza, okay. Però è stato masterizzato. Esatto, Rio poi studio. A Rio Studio da Alberto Lì, che studio. Salutiamo. Grazie anche a te. Master ha fatto un lavoro enorme. Ciao Super Albi. Ci piace tantissimo. È giusto. Ringraziare tutti e salutarlo. Mentre il libro contiene tante storie. Ci sono delle storie che non avete potuto mettere in questo libro? No, ce le abbiamo buttate tutte. Tutto? Sì. In realtà qualcosina abbiamo ancora, ma andranno nel prossimo album, che posso dirlo? Possiamo, no? Devi. Sarà un altro concept, vediamo in che forma, ma parlerà del mare. Sarà tutto incentrato sul tema del mare. Quindi verrà presentato in occasione di Romania's Got Talent al bagno. Sarà che una spiaggia di Bell'Aria che vi ospiterò tra 10 anni. Tra 10 anni ci vediamo qui. Possiamo già prenotare? Io ospito la spiaggia. Come se, dai. La spiaggia dove lavoro, così faccio tutte e due. Porto ombrelloni e poi vi intervisto. Detto questo, parlavi, Anto, di inizio di maturità vostra. C'è anche la maturità non solamente nei testi, in quello che avete scritto qui, ma anche musicalmente rispetto all'inizio, rispetto anche magari all'ultimo album? Sicuramente sì, tra l'altro cioè, quello che ci piacerebbe portare ed è il prossimo progetto che abbiamo è realizzare una serata con tutta la nostra cronostoria, diciamo, da quando eravamo fanciulli ad oggi. E questa probabilmente è una cosa che innanzitutto non abbiamo mai fatto e non abbiamo neanche mai pensato di fare. Ci siamo guardati un pochettino allo specchio e abbiamo detto: ma sai che c'è? Perché non lo provare specchio. No, non fare che schifo. No, non voleva no. Essere una questa si chiama no, sai, si chiama Ganso spesso Magalli, che... spesso per poter suonare in giro hai bisogno di un po' di, diciamo, prostituirti e fare cover. E in mezzo alle cover cerchi di infilare roba tua in modo da poterla pubblicizzare, e ci siamo anche detti possiamo anche evitare per una volta, e quindi ci autopromuoviamo e facciamo quello che sappiamo fare, che è musica album. Nostra anche poi sappiamo fare anche il resto. Pensavo però... apriste un locale tutto vostro anche e un bagnino e poi un po' tutto. Così ci suoniamo addosso. L'abbiamo detto prima della serata, ragazzi, stasera siamo un po' più serie, facciamo vedere che siamo serie. Ci abbiamo provato. Non ce la facciamo. Ce la facciamo. Poi siete venuti nel programma giusto per fare le persone serie, capito? Sì, sì. Esatto. Ma adesso basta. Adesso da 12 fare. Anni il programma più saltrone che ci sia. Esatto. E ne andiamo molto, molto, molto fieri. Intanto, Bon Samu prima ha fatto passare anche la vostra pagina Facebook, quindi se... ancora chi ci sta ascoltando penso che l'abbia già fatto, magari chi invece ci sta guardando per la prima volta o che per la prima volta
conosce ha piacere di ascoltare Lu, dovete mettere un bel mi piace alla pagina Facebook, la trovate con la dicitura Lu Rock Band. Comunque trovate tutti i collegamenti sulla nostra pagina Facebook e avete anche Instagram, giusto, se non sbaglio, e anche il vostro canale YouTube, dove ci sono qualche video che abbiamo visto prima, qualcun altro che vedremo. E tra l'altro li ringraziamo perché loro sulla pagina Instagram mettono le foto di Bla, non esatto. Mettono tipo i papiri di 16.000. Ok, adesso le storie fino a 60 secondi arrivano, però c'è anche te, basta, una foto più concettuale. Lo fa. Oh, trovaci su il link qua dalle 21 alle dai. Io sono esplicativo in tutto quanto. Espleto anche a casa dopo sera. Però di questo che vogliamo parlare. Parlavamo appunto di del passato, degli inizi. E so che avete, visto che siete strumento muniti, un altro brano da farci sentire, da farci ascoltare, che non è tratto dall'ultimo album, ma bensì... Dal terzo album, quindi stiamo parlando di... Dal terzo demo, ma non erano ancora album. Sì, esatto, eravamo veramente cinni, ancora... 2006-2007. Senza peli sulle gambe, esatto. Decinaia di anni fa... Questa però è bella perché questa si chiama Casa e Speranza ed è la casa, una casa di... quella che adesso dove tra l'altro abito io, dove abita anche lui. Non abitiamo insieme, non fate strane idee. Beh, però si beh, sa no, mai. Ma insomma. Ci vediamo comunque. Pandemia l'abbiamo fatta insieme grigliando perché era la porta accanto. Comunque. Tra l'altro al buio con i capelli lunghi che ha, insomma, secondo me con la giusta alla luce... Lunga, Sì, vista della porta accanto. Qualcosa male, può succedere, non si sa mai. Io domani cerco affitto. Casa Speranza è sì, effettivamente è casa mia. Era è stata demolita. Insomma, un po' di storie le girano attorno. Ma la cosa curiosa è che era sempre piena di gente, anche ancora oggi è così. Era un porto dove approdare, insomma, nelle serate o nelle mattine o nelle mattine in cui uno non aveva diciamo voglia così. Di boh, per esempio andare a lavorare o si sentiva poco bene, non si poteva dire, e c'era sempre un gran movimento e probabilmente è stato l'ambiente giusto in cui anche iniziare a creare la nostra musica. Esatto. E c'è un brano che la racconta. È un brano veramente molto vecchio e siccome ci siamo detti, ma 20 anni fa sì, ok, va bene portare il progetto di oggi. 15 anni fa anche. Ma facciamo vedere anche chi eravamo, non l'abbiamo mai portata live, quindi... Esclusiva. Ci siamo. Mirko, Incredibile, esclusiva, grazie. Gli anteprime di Romania's Got Talent, i Lu live qua a Romania's Got Talent con Casa e Speranza. Per la prima volta davanti a un pubblico non pagante. Non puoi capire
c'è quello che non riesci a controllare. Portami la panca che la cena è pronta e chi non sa dov'è. Facile dal mare, basterà seguire l'aroma del caffè. Se ci credi, tu la troverai in un disordine perfetto, il letto quasi sempre sfatto. E se ci credi, tu la troverai, solo piade vino buono assunto nella panza. E casa è speranza. Sai che ora è tardi, ma nessuno si decide andarsene. Sarà che il treno non ci lascia stare. Sarà che non è l'ora di dormire. C'è da bere, da mangiare, qualche piatto da lavare. E non è detto che, e nonostante tutto, piacerà anche a te. E se ci troverai in un disordine perfetto, il letto quasi sempre sfatto. E se ci credi, tu la troverai, solo piatto e vino buono assunto nella panza. Se ci credi, tu la troverai in un disordine perfetto, il letto quasi sempre sfatto. E se ci credi, tu la troverai, solo buona musica ad uscire dalla stanza. Casa di Speranza. Oh yes, oh yes. New live qua a Romagna's Got Talent. Che bello con Casa di Speranza. In anteprima, in esclusiva, in versione acustica qui da noi. Tra l'altro, come diciamo sempre, chi ci viene a trovare per questione di spazi e suoni, logicamente viene in acustico, comunque più possibilmente in acustico, ma come potete capire, come avete sentito, per chi li conoscesse già, per chi magari ha già avuto modo di ascoltare sui vari store digitali l'album dei ragazzi, sono prettamente, pienamente elettronici, rockettari, quindi speriamo di vederli prossimamente live da qualche parte in versione totalmente elettrica. Full band, full electric. Band. Esatto. Intanto Diba, ti interrompo perché vorremmo salutare e contraccambiare il saluto fatto durante la diretta Facebook. Quindi salutiamo in controordine, quindi Ilaria che avevamo salutato, e Lorena, saluti a Bobo Franz, eccetera. Solo Franz? Lei saluta solo Franz? No, perché non l'hai detto in diretta, l'hai detta prima quando... Sì, io l'ho detto prima in purimè. rileggi. Ciao Papà Franz, da Mavi e Anna Lu. Tanti cuoricioni anche da Sharon, bravissimi tutti da Lea, Rock and Roll Cuori da Mara, salutiamo Mara. Santa Mara. Jimmy Emilio. Bravi ragazzi, ancora cuori da Linda. Top, bravi ragazzi, pollizioni su da Sergio, che salutiamo. De Claudio, santo subito. Probabilmente si riferiva a qualche. E lei resista. Esatto. Che si chiama proprio così lui. Si chiama Santo subito. SSS. Santo subito. Alessandro, salutiamo. Bomba ragazzi, Giulio Serafini, vabbè. Salutiamo, e Alice ancora grande cuore. Oh yes, vi ricordiamo anche che potete continuare a scrivere, fare una domanda anche voi se volete ai ragazzi di studio al 392 664 0873, il numero sovraimpressione, anche messaggi qua. Vocali, esatto, tipo oh sì, Diba, mi fa impazzire. Pensate, questo può avermelo mandato qualcuno per davvero, no, è Mirko che si è automandato un messaggio.
per scherzarmi. No, devo me, cioè, lo devo dirlo, io sono, sì, sincero. Sono sincero. Io lo voglio come suoneria. No, guarda, è meglio di no, è meglio di no. Per chiunque volesse Ossidibro mi fa impazzire versione remix. Mandate un altro messaggio al 392-66408. 73. Ossidibro mi fa impazzire. Con la musica magari. Vai, vai, capo tutto. Ma no, guarda, perfetto, la puntata finisce qui, ciao. No. Dobbiamo parlare seriamente con i ragazzi, avete qualche data in arrivo, qualcosa in programma? No, ancora non si sa. Andiamo lì. State, abbiamo un po' di calma, dobbiamo ancora fermarle, metteremo tutto sui social, prendere la nostra SMM, tutte le date giuste. Quindi ricordo ancora di seguire i ragazzi e, come sempre, quando diciamo seguite i ragazzi, non a livello di stalking, per favore, che le situazioni non sono mai belle. Poi comunque Anto ha cambiato casa, adesso adesso non è che mi dice dove sta subito, però se seguite l'odore degli arrosticini anche che griglia Alessio, trovate tutti quanti lì. E, album, libro, a quando il film? Claudio non credo sia d'accordo. Claudio, facciamo un film? Te lo diciamo adesso, Claudio, era una sorpresa. 2023. Risponde la Sene. No, che dopo Dibra vuol fare la comparsa. Esatto, assolutamente. Beh sì, beh, ovvio. Ma anche te, guarda. Vuol fare il panettiere. E chissà che parte farà quando diranno... Oh sì, Dibra, mi fa impazzire. Quando vabbè, non stiamo dietro. Donne, ma, è arrivato Dibra. Il libro è stato fatto perché in realtà il libro è un brano che non ce l'ha fatta. Sì, potrebbe. È una parte del testo che non ce l'ha fatta, e quindi e che già abbiamo dei brani che sono relativamente lunghi. Sì, diciamo che era un brano che non poteva farcela proprio radiofonicamente, era impossibile. Non, ma era radio edit. È servito proprio a dare l'amalgama ai brani, a dare un senso a tutti i pezzi. Noi siamo molto molto contenti del lavoro che abbiamo fatto, anche perché abbiamo lavorato veramente tanto. Ricordo le notti che abbiamo passato a revisionare i testi, perché li abbiamo scritti, li abbiamo corretti, secondo, cercando di dargli uno stile che fosse unico, perché un libro scritto a quattro mani non è proprio una cosa semplicissima. Sì, c'è sempre questa cosa molto bella che noi abbiamo da sempre, cioè ognuno ovviamente ha la sua... il suo modo di pensare, di vedere, di ascoltare musica, eccetera. Quando siamo tutti insieme c'è una cosa in più ancora, che siamo tutti quanti noi, e secondo me riusciamo sempre a fare grandi cose, quindi non siamo cinque, come ma siamo mille. Tutto è maggiore delle singole parti. Questo qui? Aspetta, la puoi ripetere verso Harry, la puoi ripetere verso il microfono, per favore? Aspetta, che proprio Socrate, spostate. I saggi, il tutto è maggiore delle singole parti. 92 minuti di applausi. Ma li dice anche in saletta queste cose? Poi le buttiamo fuori, la somma delle singole parti. Basta, pure sbagliato, può bastare. Lo invita la sera che parla solo di questo. Cambiando l'ordine degli addendi. Bravo, esatto. Vengo, faccio una sera da solo. L'erba del vicino. Guarda ragazzi, a proposito di numeri che stiamo dando, io direi di andarsi a vedere il video di 7.29. Moseca! Per dare appunto in là. Girato a casa Speranza, tra l'altro. Vedi. Nell'ultima parte è rimasta in piedi. Che non c'è più, ma anche qui. Ogni volta dove andiamo dimoliscono qualcosa. Perché dove abbiamo fatto il video, quindi, che avete appena visto, non c'è cose più. Dobbiamo stare attenti che non sappiamo più. Potete darvi. Non fare un video qui. Stiamo registrando. Buona visione. We'll be right back.
Oh yes, oh yes. Lu qua a Romania's Got Talent sul finire di questa puntata. Il video di 7.29 è stato realizzato in una allegra giornata di luglio, credo. Faceva un caldo incredibile. Erano vestiti proprio a belli a puntino. E sempre la regia di Claudio, sant'uomo anche lui. C'è un sacco di amici da santificare. I Lu o distruggono case o casolari oppure santificano persone, quindi è una band da seguire assolutamente. Tra l'altro c'è anche una partecipazione in questo video, Lollo, che salutiamo, bassista del Mark 2 dei Lu, no, il Mark 3, perché i Lu hanno avuto diverse formazioni. Alice, poi ci sono i Pinsi, da ringraziare, sì, che hanno partecipato alla Lone per il make-up. Ci mancava soltanto il cuoco, in realtà. Cioè, c'è stata una mancanza. Dovevamo grigliare, dici? Avremmo potuto grigliare, ma i fagioli si prestavano un po' meglio al video e niente, ci siamo scordati di cucinarli, quindi direttamente dalla scatoletta. Dalla padella alla brada, dalla scatoletta. Buoni che mai. Sono lì l'unico che mangia sono io. E quindi, sai, i fagioli senza sale, per non li avevi conditi. E niente, alla fine che tragedia, dai. Con l'amarena, voi provate a mangiare dei fagioli in scatola sconditi con del succo d'amarena. Perché quello non poteva bere un whisky, cioè, in realtà abbiamo bevuto per altri motivi, ma sì, però abbiamo tranquillamente bere. No, perché voi però pensate, amici da casa che state guardando Luna, rock band, e registreranno il video e avranno il vino, sì, cosa se ne fanno? Non siamo una band rock, anche se registra il video, il vino se lo deve, no. Era un litro e mezzo di amarena, di succo di amarena, così che è una tra le cose più smagose al mondo. Mi stanno venendo i brividi. Il problema però era, in base a quante volte dovevamo ripetere la scena, e questo non lo potevamo sapere, abbiamo dovuto decidere se rischiare far vomitare lui oppure vomitare tutti, allora abbiamo scelto lui. È andato qui. Solo. Che l'amarena fa male. Sì. Abbiamo anche scoperto che la marena si sposa proprio bene. La marena con fa i male da scatoletta. Il vino fa cantare, no? La marena fa incoordinato marena. Tanto salutiamo anche Velmira, salutiamo anche Isabella, salutiamo anche la bomba. La bomba! Salutiamo tutti i ragazzi che si stanno scrivendo. Mi hanno detto più o meno tutto noi. In teoria, avete qualcos'altro da aggiungere? Volete dichiarare qualcosa last minute? Sì, io voglio dichiarare una cosa. Aiuto. Ora è. Ho paura. No, una cosa che facciamo sempre troppo poco durante i live. E c'è uno zoccolo duro di gente che ci segue, ci stima da sempre. E tu sei uno di quelli, quindi, e voi tutti qui allo studio. Quindi grazie anche a voi, grazie a tutti i ragazzi che ci seguono, perché fa sempre molto piacere e speriamo di avervi sempre più numerosi, ragazzi. Vi si vuol bene, ragazzi, perché come mi ha detto prima, alla fine voi avete sposato per primi il nostro progetto e noi di conseguenza abbiamo sposato il vostro, perché come ho detto all'inizio puntata, i Lu sono stati tra i primi ospiti di Romania's Got Talent, tra le prime puntate, quando ancora io e Mirko parlavamo male a stento, adesso parliamo male e basta. però prima eravamo giustificabili, era stento, esatto. Ce n'è più uno, stento è andato via. Stento se n'è andato, e tu stento. Adesso guarda che roba, studi televisivi, siamo proprio sbronati tantissimo. Detto questo, vedi, quando eravamo su YouTube non c'era nessuno che faceva le mosse, esatto. Stringete! Invece adesso si è fatta una certa, per cui dobbiamo andare, quindi dovete finirla. Ringraziamo di cuore Franz, Anto, Andro, Alex, Harry, ciao ragazzi, grazie Lu. Grazie a voi. Seguiteli, mi raccomando, su tutti i social, anche a casa, che fate anche socializzateli. Fate anche dello stalking. Io ringrazio come sempre il buon Samu in regia, che oggi ha fatto 8000 cose da solo e ha fatto anche il contabassi. Mirko ha detto anche Dottor Strange, perché aveva 8 mani a un certo punto. Con 8 mani riuscire a far male comunque le cose, benissimo, ma il più grande, grazie, va Dibla, fantastico, grazie Dibla, come tutti i lunedì sera. Noi ci vediamo, ragazzi, vi amiamo appassionatamente, vi
Vi rimandiamo a lunedì prossimo per un nuovo appuntamento di Romania's Got Talent. Detto questo, come sempre, buonanotte, buona musica. Ciao! Su Amazon, 9,50, andate, compratelo! Compratela, ragazzi! Ciao! Ciao a tutti! Ciao! Ciao.